Buongiorno a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale. Oggi facciamo lavorare il mio formidabile Peter Pan. Avete visto che brioche morbidissima, profumata e delicata, ottima per la colazione. Nella planetaria mettiamo 180 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato e sciogliamo con 250 ml di latte intero a temperatura ambiente e 125 g di zucchero, sempre con la frusta K per sciogliere. Dopo aver sciolto il lievito, togliamo la frusta K e aggiungiamo 150 g di farina 00 e 250 g di farina Manitoba. Io uso questa qui. Aggiungiamo semi di vaniglia, un cucchiaio di miele e impastiamo con il gancio. Aggiungiamo anche un cucchiaio di latte in polvere, se non ce l'avete non fa niente. Mentre impasta aggiungiamo 100 g di burro a tocchetti a temperatura ambiente. Per ultimo aggiungiamo una punta di sale. Una volta incordato il nostro impasto, formiamo una palla e lo lasciamo lievitare per 2 ore. Dopo 2 ore andiamo a formare il nostro fiore. Formiamo la prima palla, quella più grossa che sarà il centro del fiore, e poi formiamo altre 5 palline per formare i petali. Lasciamo lievitare con pellicola per 4 ore. Spennellare con un tuorlo e un po' di panna. Cospargere con granella di zucchero e subito in forno caldo a 165 gradi per 45 minuti, statico al primo piano. Ecco qui il mio fiore, morbidissimo, peccato che finisce in meno di mezz'ora. Buono così o con la cioccolata o la marmellata. Spero che anche questa mia ricetta vi sia piaciuta, lasciami un like, condividi per far crescere il mio canale e ricorda di attivare la campanella per l'uscita di ogni mio video. Un bacio grande, la vostra Anto. Ciao!